Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi parlo di queste nuove regole di Serie A, dello spareggio e anche del VAR, degli audio che si rendono pubblici tramite un'applicazione. Ve ne parlo, però prima vi invito a lasciare un bel like, una bella iscrizione al canale per supportare il mio canale YouTube. Allora, il regolamento della passata stagione era: se due squadre arrivano a pari punti venivano presi in considerazione 5 criteri. Primo, punti negli scontri diretti. Secondo, differenza reti negli scontri diretti. Terzo, differenza reti generale. Quarto, reti totali realizzati in generale. 5, sorteggio. Questa è della passata stagione. Invece la rivoluzione, anche per quanto riguarda la salvezza, si farà la partita a spareggio. Sia per la lotta al titolo che la salvezza si terrà lo spareggio. E se la partita nei tempi regolamentari finirà sul pareggio, si andrà direttamente ai calci di rigori senza tempi supplementari. Quindi nei 90 minuti, se finisce in parità, si deciderà tutto ai calci di rigori, dal discreto. E sarà introdotto direttamente dalla prossima stagione. Nel caso di arrivo a pari punti di tre squadre là sopra si terrà conto della classifica avversa, o avulsa, che con le prime due squadre disputeranno la partita a spareggio. Che stesso discorso anche per la salvezza. Cosa ne penso? Io sono d'accordissimo. Penso che tutto quello che è stato detto è giusto. Perché per me, se stanno a pari punti, comunque tutte e due squadre hanno sudato per lo stesso obiettivo. Sono arrivati a pari punti e non è giusto poi chi ha vinto più scontri diretti. Sì, ma questo è un parere. Può dire anche: ha vinto tutte e due volte lo scontro diretto, perché poi si deve fare lo spareggio. Ed è anche giusto. Però secondo me è perché, visto che i punti stati fatti delle due squadre sono uguali, allora perché non fare una partita a parte dove si sudano lo scudetto e anche per la salvezza? Poi è una cosa interessante, una cosa che difficilmente accadrà in una stagione, che tutte e due squadre, nessuna delle due squadre andrà un punto sopra, cosa veramente difficilissima, però se accadrà sta questa nuova regola, è molto molto interessante poi guardare quella partita, bello, e si deciderà poi lì il tricolore. Io sono d'accordissimo con questo nuovo, con questa nuova nuovo regolamento. Poi parla di un fuorigioco automatico e una nuova app e tutto, diciamo, su. E sì, comunque le immagini si terranno sui maxi schermo, e questa è veramente una cosa molto positiva. Almeno dal vivo, live, il tifoso giudica subito riesce a vedere le immagini, in modo che anche i tifosi possano vedere il video. Comunque, con questa nuova cosa si possono evitare cazzate che quest'anno sono state fatte proprio tante di cazzate, e poteva anche decidere diversamente la classifica.
magari il Milan avrebbe vinto lo scudetto con una giornata di anticipo, perché il calcio di rigore a Torino veniva dato, perché quello di Ranocchia era fallo, era palese che era fallo. Quindi molte cazzate si possono evitare. Si sta pensando, come all'estero, che in sala VAR c'è un professionista del VAR che fa solo quello. Per me è arrivato il momento di fare come fanno all'estero. Il VAR fa il VAR e l'arbitro fa il VAR, fa l'arbitro. Il VAR sta lì, un professionista lì che almeno non si fanno tutti questi errori. Per carità, sbagliare umano, però così almeno si evitano molti errori. Al mondiale si dice che farà il suo debutto, ma vogliono metterlo anche in Serie A. Si parla di 12-18 telecamere, 50 fotogrammi al secondo, e un software che riceve le immagini e le analizza in 20 secondi, e poi spedendole alla sala VAR. Perdi appunto anche meno tempo. Si riproduce l'immagine anche le maxi schermi degli stadi, in modo che possono giudicarle dal vivo, e poi si sta parlando anche di un'app che metteranno poi sopra tutti i dialoghi della sala VAR, così non possono imbrogliare. Così potrebbero anche finire le polemiche, però comunque poi ci sono dei punti di vista, quindi magari sono persone che mettono in dubbio anche la scansione di quel macchinaggio, del software, e magari sono quelle persone lì. Però io sono d'accordissimo, raga, sono d'accordissimo, perché magari potrebbero finire tutte queste polemiche, che in quest'anno veramente si è parlato più di polemiche, più errori arbitrali che di cose tecniche in campo, tattiche. Gli allenatori andavano lì e giudicavano sempre l'arbitro, ma come giusto che sia, perché stavano a errori arbitrali proprio ogni giornata di Serie A c'era qualche polemica arbitrale. Può darsi che si finisce con queste polemiche, si finisce. Speriamo che il fatto non lo farà solo nel mondiale, il suo debutto, ma anche in Serie A. Il fatto del fuorigioco automatico, 12-18 telecamere. E gli audi poi anche li possono ascoltare anche i tifosi, capito? Tramite un'applicazione. È tutta una cosa ottima per me, ottima. E anche il fatto degli spareggi, sia per la salvezza che per il titolo, per lo scudetto. E niente, sono d'accordissimo. Niente, ragazzi, vi saluto, ci becchiamo al prossimo video di calciomercato. Il Napoli è fermo sul calciomercato, non ho notizie nemmeno poi così tanto credibili da fonti scadenti, quindi non voglio portare fake news, quindi sto un po' fermo con le notizie che c'è nel calcio del Napoli. Man mano quando si accumulano vi faccio uscire anche qualche notizia di calcio mercato da parte loro.
Vediamo, se lasciate tanto supporto, io ogni giorno vi parlo di qualcosa di calcio mercato. Lasciate 5 like almeno, 5 like entro stasera e domani partirò con un video di calcio mercato sia del Napoli che delle altre squadre ogni giorno. Niente, ciao ciao.